e ci troviamo in mano tutto il manico della nostra chitarra elettrica, della nostra chitarra acustica, mappato alla perfezione. In descrizione vi metto anche due lezioni gratis, se le volete vedere. Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. In questo video vi presento al 100% GPS Guitar Position System, che è il mio ultimo corso, lo trovate in descrizione ed è in offerta lancio, ed è un corso che sostanzialmente si propone di farvi sbloccare l'intera tastiera della nostra chitarra. Quindi l'idea è di riuscire a trovare tutte le note, tutti gli accordi, tutti gli arpeggi, tutte le scale, eccetera eccetera. Il punto è, come si fa a farlo? Si parte dalla pentatonica, che è una figata. E perché bisogna farlo? Per essere più consapevoli, per capire cosa si sta suonando e soprattutto per avere nuove idee. E vi dico che su di me ha funzionato un sacco, perché sono circa 6 mesi che scrivo, cioè ci ho messo circa 6 mesi a scrivere questo corso, e ho notato nel tempo che proprio iniziavano a arrivarmi nelle mani le posizioni che stavo sperimentando per il corso. Quindi vuol dire che sta cosa funziona, perché a forza di provarle te le trovi nelle mani direttamente quando improvvisi o quando suoni delle ritmiche, si può usare in entrambi i sensi. Insomma, se vi interessa saperne di più, questo è il video giusto. Però prima, come sempre, sigla. Come detto, il corso è in offerta ed è in descrizione. È un corso che dura 9 ore e ha 60 lezioni, quindi insomma tanta roba. Sono divise in diversi capitoli. Ora vi faccio vedere che il primo capitolo, a parte l'introduzione, però il primo capitolo è dedicato alla teoria, e mi interessa subito dirvi che questo è utile per iniziare a parlare la stessa lingua. Cioè bisogna iniziare a capire cosa intendo per scala maggiore, cosa si intendono io in generale, cosa si intende per scala maggiore, come si creano le triadi, le quadriadi e quant'altro. A 4 voci in tutte le posizioni, la pentatonica, ok. Fatto questo, entriamo nel vivo. E il secondo capitolo, quello dedicato alla prima posizione della pentatonica, è quello più grande di tutti, perché vi spiega cosa sostanzialmente andremo a fare anche in quelli successivi. L'idea è sempre quella di partire, ve lo faccio vedere da qua, di partire dalla prima, cioè dalla posizione della pentatonica, in questo caso è la prima, dopodiché costruire la scala diatonica lì sopra. In sostanza la scala pentatonica è fatta di 5 note, la scala diatonica di 7, si va a scoprire qual è la posizione che, partendo dalla pentatonica, che è facile da ricordare, ci permette di arrivare alla diatonica aggiungendo a quelle due notine in più. Quindi un lavoro abbastanza semplice ma molto utile, perché completa un sacco la nostra visione del manico già. Dopodiché, arpeggi concatenati. Gli arpeggi a triadi concatenate sono una cosa mega utile, perché ti permettono di cambiare il modo in cui vedi il nostro strumento. Cioè, al posto di vedere la pentatonica, la scala diatonica tutta in fila, inizia a saltare delle note. Poi avremo Si, Re, Fa, Do, Mi, Sol. Questo, che sembra un esercizio fino a se stesso, è utilissimo perché rafforza la visualizzazione. Poi, fatto questo, ci muoviamo ancora avanti e andiamo a finire sull'applicazione degli arpeggi concatenati. Come vi dicevo, cerchiamo sempre di applicare subito. E poi passiamo all'introduzione agli arpeggi a tre voci. Gli arpeggi a tre voci non sono nient'altro che la successione delle note che formano un accordo. Sono mega utili nell'improvvisazione, perché quelle note, supponiamo di avere sotto una canzone che fa Do maggiore, Do maggiore, sicuramente le note che compongono l'arpeggio di Do maggiore sono delle note che vanno bene, perché sono le note che ci sono nell'accordo che abbiamo sotto. Quando abbiamo in testa quelle che sono le posizioni di tutti gli arpeggi, riusciamo a fare delle cose fighissime uscendo dal concetto pentatonico, e soprattutto uscendo dai soliti suoni che suoniamo sempre, perché dai soliti suoni che abbiamo sempre quando usiamo le scale. E qua. Arpeggio e poi arpeggio di Fa. Torno sulla penta. Prendo il La, perché qua c'ho il La minore. E poi Sol. C'è una differenza, perché siamo andati a enfatizzare le note che facevano proprio parte, scusate il gioco di parole, dell'accordo che sta sotto, ed è una figata. Dopodiché andiamo ancora avanti, abbiamo sostanzialmente anche applicato a questo punto gli arpeggi di triade 2.8,
Andiamo ancora avanti, pentatoni e carpeggi, come sfruttarli insieme? Anche qua nel corso vi spiego, guardate che bella faccina che ho in questa miniatura, però qua vi spiego di nuovo come applicare il tutto e vedere tutto insieme. E poi l'applicazione degli accordi in posizione ferma, le posizioni degli accordi sulla prima posizione. Allora, cosa vuol dire questa roba qua? Noi possiamo suonare, lo faccio sentire, prendo un attimo un'acustica. Ops, questo è uno spoiler. Allora, dicevo, noi abbiamo il Do maggiore, però abbiamo anche il Do maggiore, per esempio, preso così. Però abbiamo anche il Do maggiore preso così. Oppure preso così. Oppure preso così. Sono tutti Do maggiori, però bisogna imparare a gestirli lungo il manico, perché se no come si fa a capire che posso suonare Do maggiore così, ma anche così, ma anche così, ma anche così? Questo è bellissimo, tra l'altro. Lo facciamo con lo studio, non a caso, così, ma all'interno di un singolo box. Quindi noi stiamo suonando su questa posizione della pentatonica e qua avremo questo La minore, questo Fa maggiore, per esempio potremmo avere questo Do, questo Fa, oppure vado a caso, questo Sol, oppure questo Mi minore. Insomma, ci sono tutti gli accordi che si possono vedere in questo modo ed è una figata perché è una visualizzazione completamente diversa da prima. E completamente diversa. A seguire abbiamo gli accordi a quattro voci sulla prima posizione, per cui La minore, 7, poi Do maggiore, 7, Re minore, Fa maggiore 7, Mi minore 7, eccetera eccetera, insomma tutte le posizioni. E questo di nuovo è utile per avere la visualizzazione e la sonorità anche nelle orecchie di tutti questi accordi. Vado in pagina 2 del sito e qua vedete che abbiamo il primo capitolo che va chiudendosi, no? Perché qua vengono applicati gli accordi a quattro voci. Vediamo qua com'è la copertina. Wow, che faccia! Comunque, applicazioni pratiche degli accordi a quattro voci. E poi abbiamo, scusate, torno in pagina 2, abbiamo le quadriadi sulla prima posizione, gli arpeggi a quattro voci sulla prima posizione, quindi gli arpeggi che abbiamo visto prima a tre voci li facciamo con le quattro voci. E poi, qua, occhio alla fine, la ritmica e l'assolo con l'idea appunto di applicare sia dal punto di vista ritmico che dal punto di vista solista quello che abbiamo visto. Lo stesso schema, senza diciamo più perdere tempo tra virgolette in spiegazioni, dicevo, lo stesso schema viene riproposto anche dopo con tutte le altre posizioni della pentatonica. In questo modo quello che succede è che tu hai la posizione 1 che parte da qua e poi vai alla posizione 2, la posizione 3, la 4 e la 5, oppure qua sotto se preferite, sempre partendo dalla pentatonica, il che è una figata perché noi usiamo la pentatonica e su quella costruiamo il nostro intero mondo. Vi faccio vedere per esempio la posizione successiva, che è la quarta. Voi potreste dirmi, ma perché dopo la prima fai la quarta? Raga, perché è la seconda più famosa, perché la prima più famosa è quella che abbiamo suonato adesso, la seconda è quella. Quindi non, anche lì sono uscito un po' fuori dai binari, no? Perché devo farvi vedere le cose in fila? Vi faccio vedere prima le cose che usiamo di più e che conosciamo meglio e che ci possono dare una mano a trovare un punto di riferimento. Dopodiché uno va sulle altre. Però perché non partire così? È molto più comodo. Vado ancora avanti, dicevo, a quarta posizione, vedete che qua di nuovo partiamo dalla pentatonica, costruiamo la scala diatonica, poi facciamo le triadi concatenate, gli arpeggi di triade, sostanzialmente sono i discorsi di prima, no? Posizione degli accordi sui vari set, gli accordi a quattro voce, gli arpeggi di quadriadi e poi ritmica a solo. E questo è lo schema che si tiene in tutte le altre posizioni, quindi saranno tutti uguali, ma la figata, cioè anzi è la figata, è che noi andiamo a prendere sempre lo stesso anche schema mentale a livello di studio, lo applichiamo a tutte queste posizioni e ci troviamo in mano tutto il manico della nostra chitarra elettrica, della nostra chitarra acustica, mappato alla perfezione. Sappiamo esattamente dove sono le note, dove sono gli accordi, dove sono gli arpeggi, dove sono le scale e tutto quello che possiamo e quello che non possiamo suonare.
insomma, mi sembra tanta roba. Fatemi sapere nei commenti se avete domande a riguardo, vi rispondo molto volentieri. Come detto, il corso è in sconto, quindi lo trovate sotto. In descrizione vi metto anche due lezioni gratis, se le volete vedere, quindi le trovate sotto in descrizione. Se avete dei dubbi, non vi fate problemi, mi potete chiedere e noi ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia interessato. A presto!